questa cosa qui, presenza del Consiglio, Ministero dei Beni Culturali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, fa sì che quando si va a toccare la legge sul diritto d'autore, la questione si complichi. Questo l'ho imparato anche sulla mia pelle, perché di recente è stata fatta è andata a regime la famosa riforma che viene detta volgarmente agenda digitale, che ha agito su alcuni principi che sono anche di diritto d'autore, che però sono stati introdotti non sulla legge sul diritto, nella legge sul diritto d'autore, ma attraverso altre norme, per una questione spesso di coltivazione degli orti, cioè per cui ogni ministero si può occupare delle sue materie, e il diritto d'autore in realtà appunto si sposta più nella sfera del Ministero Beni Culturali e non ad esempio nella sfera del Ministro della Pubblica Amministrazione, che è il ministro che si occupa del codice di amministrazione digitale, che è appunto la norma in cui sono stati introdotti i principi sull'agenda digitale. Cose che a noi sembrano da fuori stupide, però queste dinamiche a livello politico sono molto, molto delicate, quindi no, il diritto d'autore non si tocca perché è competenza di un altro sostanzialmente, e poi cosa succede? Che ne vengono fuori riforme che non tengono in considerazione tutto l'apparato normativo, quindi si creano contraddizioni tra norme, cosa non molto suggerita dalla buona prassi giuridica. Chiusa la parentesi, l'altra norma secondaria è il regolamento generale SIAE. Su questo il parere, cioè la sua qualificazione come norma è ancora strana, perché lo statuto SIAE viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il regolamento generale SIAE viene adottato dall'Assemblea, e me la devo studiare, perché se fosse semplicemente adottata dall'Assemblea come mi risulta, in realtà vincola solamente i soci. Boh, non lo so, me la devo vedere. È una cosa, io non sono un grande esperto di diritto amministrativo, devo capire se il regolamento generale poi comunque fa capo ad una delega legislativa o ministeriale, che quindi viene sostanzialmente equiparato come norma secondaria allo statuto. Fatto sta che quando si parla di SIAE, queste sono le norme che si fanno vedere, cioè il regolamento, che sono le norme di dettaglio, sostanzialmente cosa si può fare, cosa non si può fare, lo statuto, che invece dà i principi generali dell'associazione, anche il funzionamento interno dell'associazione, ed è stato oggetto di modifiche recenti, come vedete fine del 2012, e che ha portato all'ultima assemblea soci, quella del 1 marzo 2013, che è quella che ha creato un grande dibattito. Vi invito a cercare i filmati che ci sono su YouTube in cui si dibatte, sono abbastanza divertenti. Non è anche questo argomento si potrebbe fare un intero seminario sulle dinamiche interne alla SIAE, non è argomento di oggi, perché appunto invece a me quello che interessa approfondire oggi è l'aspetto burocratico, quindi come si comporta la SIAE nei confronti degli utenti esterni, anche quindi non necessariamente associati. Invece la questione interna al funzionamento della SIAE toccano solamente coloro che sono associati e che hanno interesse poi a partecipare alla vita sociale. Come usufruire dell'intermediazione della SIAE? Queste sono le due forme che tradizionalmente si... Scusate, ho saltato una slide? No. Ah no, ecco, volevo farvi notare semplicemente i link, le cose in arancione sono i link e trovate già pronti, visto che dopo metteremo a disposizione le slide, già pronti i link per arrivare a leggere il regolamento, lo statuto e la legge sul diritto d'autore. Allora, le due forme con cui si può, diciamo, usufruire dei servizi offerti dalla SIAE nell'ambito dell'intermediazione sono sostanzialmente o diventare associato o dare mandato, quindi... Puoi essere associato, puoi essere mandante, è una brutta parola, mandante, però quello è. E anche lì, dal punto di vista giuridico, sono due rapporti giuridici diversi. In uno si diventa soci, sostanzialmente, si fa parte dell'ente, si diventa una parte dell'ente, si può partecipare alla vita dell'ente, si partecipa alle assemblee, si può votare sulla base di alcuni criteri che adesso sono stati modificati, appunto, e sono il diritto al voto vale quanto pesa, diciamo, il nostro conto di introiti monetari di diritti d'autore, e il mandato invece è fuori da queste logiche. Perché? Perché è un semplice contratto di mandato, cioè il soggetto rimane esterno all'ente SIAE e attribuisce alla SIAE semplicemente il mandato di fare qualcosa specifico, che è fare la gestione dei diritti in conto, in nome per conto del mandante. La differenza di fondo qual è? Che nel primo caso
si deve versare una quota annuale per l'associazione e si è a tutti gli effetti, appunto, si sottostà a tutti gli effetti anche alle norme previste dallo statuto della SIAE. Nell'altro caso si è un soggetto esterno e sì, qua non sono stato particolarmente preciso. Non solo la SIAE trattiene le provvigioni sulle royalties raccolte, c'è una quota, comunque una quota annuale, che però non è formalmente una quota di iscrizione, ma è una quota, diciamo, un contributo che si dà alla SIAE per l'attività di mandato. Ok, di fatto la differenza è di 100 euro, adesso vi faccio vedere i costi. Allora, l'associato paga 129,59, queste sono le guardate oggi, quindi le ho verificate, sono le più aggiornate e comunque sono linkati i tariffari. L'associato paga 129,59 al lato dell'iscrizione, quindi una tantum nel momento in cui vi iscrivete, più una quota annua di 151,81 euro. Quindi di prima botta, nel momento in cui vi iscrivete da zero, pagate 280 euro. Ok, perché dovete pagare la quota dell'associazione, l'atto dell'iscrizione più la quota del primo anno. Il mandante in realtà non è che paga tanto diverso, se vedete, paga 158,83 all'atto del conferimento del mandato e poi paga comunque 60,50 euro annualmente per lo svolgimento di questa attività come corrispettivo, e poi comunque la SIAE si trattiene una provvigione del 3%, cioè non altissima, però comunque una provvigione su quello che raccoglie sotto forma di mandato. Una volta c'era un filtro molto più alto, c'era l'esame per diventare SIAE, per diventare autore SIAE, quindi c'erano non era sufficiente pagare una quota di iscrizione o attribuire il mandato, quindi c'era un filtro maggiore. Poi per esigenze anche banalmente commerciali si è capito che non era il caso. Anche il concetto di autore si è anche un po' evoluto, diciamo, negli ultimi anni. Insomma, ormai chiunque è in grado di produrre qualcosa che sia vagamente inteso come creativo senza necessariamente avere delle nozioni di musica o di paroliere. Vabbè, chiudendo queste considerazioni, come funzionano gli uffici della SIAE? Qua cominciamo a entrare nell'aspetto proprio burocratico. C'è una sede centrale con la dirigenza che è a Roma, questo l'abbiamo detto. Poi abbiamo 13 sedi regionali che sono i principali capoluoghi, qua ce n'è una a Milano, 34 filiali che sono sostanzialmente filiali di queste sedi regionali e poi circa 600 circoscrizioni mandatarie con funzione di sportello. Questo cosa vuol dire? Che queste non sono effettivamente degli uffici della SIAE, sono dei soggetti staccati che mandatari loro stessi, cioè si fanno dare mandato dalla SIAE per svolgere quell'attività. Io ho l'esempio sotto gli occhi perché la Lodi dovrebbe essere uno di quelli. Cioè il tizio che fa il mandatario a Lodi in realtà fa anche un altro lavoro, ok? Cioè fa anche altro e alla sera va nei locali a controllare i biglietti staccati e che i DJ mettono sulla musica. Questo è quanto, no? Quindi ha una funzione più che altro di sportello, di riferimento, ma per le pratiche più importanti e più, diciamo, ad esempio il bollino, il rilascio dei bollini a Lodi non viene fatto, quindi ti mandano a Milano. Ok? Tutta la questione relativa al deposito delle opere come autore non credo che venga fatta, è semplicemente una questione di sportello per l'utente, per coloro che organizzano eventi, per coloro che vogliono sapere come comportarsi in certi casi e ritirare la modulistica. Questo fa sì, è l'origine di quel fenomeno perverso che dicevo prima, per cui vai da una parte ti danno una risposta, vai dall'altra te ne danno un'altra. Quanti di voi è capitato? Cioè, ogni tanto succede, no? Ma come? Ma la SIAE di Lodi mi hanno detto così, poi sono andato a Piacenza, che è a 25 km, a Crema, che è a 25 km, 20 km, e mi hanno detto che è diverso. Boh, perché? Perché sono mandatari. È gente che fa quel lavoro, ma non fa anche altro, applicano delle informazioni, riferiscono delle informazioni che gli vengono date dall'alto, ma sono esseri umani anche loro, quindi spesso succede questa cosa. Il problema è quando succede a livello centrale, e purtroppo ho saputo anche di casi di questo tipo, cioè che anche chiamando a Roma, se ti risponde una persona o ti risponde un'altra, ti danno due risposte diverse, specie su questioni relative al digitale, che sono molto nuove, molto, soprattutto quando non parliamo, quando si ha a che fare con la questione Creative Commons e compatibilità Creative Commons, lì se ne sentono di tutti i colori. Per fortuna io ho avuto la fortuna di incrociare un dirigente SIAE di alte, non dico il nome, però
un alto dirigente sia ad un convegno e mi sono reso conto di quanto ci sono persone anche molto competenti che però purtroppo si trovano a dover operare con gli strumenti e con le norme che si trovano a disposizione. Quindi non è che il dirigente illuminato può di colpo cambiare la situazione. Vabbè, detto questo, era per darvi una panoramica appunto del funzionamento. Se andate sul sito della SIAE compare una bella cartina dell'Italia con le regioni cliccabili, vi vengono fuori quelli sono tutti i vari uffici. Allora, la problematica di fondo qual è? Visto che questa è l'ultima slide, diciamo, di premesse, e poi andiamo proprio sui casi di burocrazia. Che il mondo di internet, il mondo in cui viviamo adesso, la cosiddetta società dell'informazione, è una società dove sostanzialmente si fondono digitale e totale interconnessione. Siamo sempre tutti connessi in vari modi, via internet, via cellulare, via computer, via device strani, via GPS con la macchina, e tutto ovviamente in forma digitale. In un mondo di questo tipo, che è ispirato necessariamente alla disintermediazione, nel momento in cui io con un cellulare posso mettermi in contatto con qualcun altro e scambiarmi file, scambiarmi qualsiasi tipo di informazione, sto disintermediando, non ho più bisogno di passare attraverso un gestore centrale. E questo avviene anche nell'ambito della gestione dei diritti. Cioè attraverso licenze, ad esempio le Creative Commons, ma in generale attraverso tutti i servizi di diffusione di opere dell'ingegno attraverso la rete, lì c'è il produttore che si può direttamente mettere in contatto con l'utente finale senza passare attraverso giri particolari, perché l'unico filtro è la rete. Poi in realtà, volendo analizzare, anche la rete ha i suoi intermediari, ma sono nascosti. Però ipotizziamo che la rete sia perfetta e basata solo su un vero peer-to-peer, quindi tutti siamo al pari rispetto agli altri. In un mondo in cui la disintermediazione diventa la regola, che spazio ha un ente che invece di lavoro fa l'intermediario? Questa è la domanda di fondo. Nessuno, o forse semplicemente deve reinterpretare il ruolo di intermediario. Ok, quindi, però questa è la domanda, la provocazione che volevo fare. Cioè, chiaro, non possiamo dare risposte, come ho detto, in un seminario come questo, però... il problema di fondo è questo, cioè tutti i problemi della SIAE, degli enti che si comportano come la SIAE nascono in questi ultimi anni, nel momento in cui si scopre che l'intermediazione non è più così necessaria, l'intermediazione è fatta con criteri burocratici e centralizzati e precostituiti, standardizzati. Si può fare anche attraverso la libera contrattazione degli utenti con i detentori dei diritti. In un panorama del genere, ecco che viene meno la colonna portante dell'intermediazione, ok? E quindi traballa tutto l'apparato. Questi sono, diciamo, da qui in poi cominciamo a vedere un po' di anacronismi, sono quattro in realtà, i grossi temi, però sono divertenti. Il tema principe, il famoso bollino, detto volgarmente bollino, perché in realtà è, chi lo sa, contrassegno formalmente, lo conoscete tutti, è questo coso metallizzato che non si può facilmente fotocopiare o scannerizzare. Infatti questa non è una scansione ma è una fotografia, perché se l'avessimo scannerizzato probabilmente sarebbe venuto tutto il riflesso, e facilmente, difficilmente staccabile, perché come vedete ha queste righine che fanno sì che se uno provi a staccarlo si rovini. Ci sono varie teorie per cui con il phon e l'acqua calda si riesce a fare, però non posso fare istigazione a reati particolari pubblicamente. Comunque no, si fa anche sugli adesivi. Questa cosa che è una cosa che mi ha spiegato un mio amico informatico, che viene fatta nei negozi di informatica per recuperare le licenze. Questo altro non è che una forma di la stessa cosa, cioè cercare di rendere burocratizzato un diritto, cioè noi su questo computer abbiamo una licenza Windows, perché purtroppo siamo costretti, io sono un utente Linux, però se compri il computer così te lo danno, la scelta non c'è, e per cercare di più possibile di legare qualcosa che è immateriale a qualcosa che è materiale, che è un pezzo di plastica e silicio, si fa l'adesivo con una appiccicata sopra una cosa particolare che se lo si toglie si rovina. Però vi assicuro che dei miei amici mi hanno spiegato che col phon e con l'acqua calda si riesce lo stesso. Vabbè, battuta, però il bollino ci mette di fronte a questi assurdi. Cioè in un mondo
dove le licenze software ci vengono ormai, anzi neanche il software, chi di voi ha più il DVD o il CD di Windows? Te lo danno, non te lo danno neanche più, perché tanto è già installato, c'è una partizione, è tutto virtuale, la licenza non ce l'hai perché tanto la licenza è dentro, cioè te la leggi, per leggere la licenza devi avviare il computer e per avviare il computer accetti la licenza. Non so se siete mai, ecco, capite, cioè siamo in un mondo di questo tipo un po' paradossale, e il bullino fa, in realtà è una forma di questo voler necessariamente rendere analogico e tangibile ciò che in realtà è diventato ormai sotto gli occhi di tutti digitale e immateriale, ok? E vabbè, tra le attività istituzionali della SIAE è appunto quella di rilasciare questi appositi contrassegni, che vengono volgarmente detti bollini, da apporre sui supporti. L'articolo 181 bis della legge sul diritto d'autore appunto rende obbligatoria la posizione del bollino. Su cosa? Su tutti i supporti contenenti opere dell'ingegno che siano destinati ad essere posti comunque in commercio, ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Bel giro di parole, per dire che sostanzialmente il bollino è obbligatorio quasi sempre. Rimane fuori i CD o i DVD contenenti solo software, ma rigorosamente solo software, perché se c'è software e c'è qualche materiale multimediale o pagina web all'interno del software non si può, e quindi nel dubbio sostanzialmente si bollina un po' tutto. Facevo l'esempio del Canto degli Uccelli, no? Quando mi dicevano, avete mai sentito quei CD che si usano per fare lo yoga, relax, con suoni della natura, il mare, l'oceano, il vento, i canti degli uccelli, lì che opere dell'ingegno, che opera creativa c'è? Nulla, c'è un tizio col microfono che magari ha studiato sound design raffinatissimo, che però va e registra dei suoni, ok? Lì comunque c'è un diritto connesso, che è quello del produttore, il produttore fonografico, che poi mette insieme il master, diciamo, e il diritto connesso rientra nell'elenco, diciamo, dei diritti considerati a legge sul diritto d'autore, e anche lì sarebbe da interpretare, perché qua dice formalmente che devono essere contenute opere dell'ingegno, quindi il Canto degli Uccelli non rientra nell'elenco delle opere dell'ingegno elencato appunto che si trova all'articolo 2 sulla legge, della legge sul diritto d'autore, però tendenzialmente se prendete uno di questi CD troverete il bollino. Perché? Perché spesso viene fatto anche per evitare, per sicurezza prendo il bollino, perché sennò non vorrei che poi, che non sia mai che tra i 60 minuti di Canto degli Uccelli c'è un giro di violino e allora è diventata automaticamente opera dell'ingegno. Adesso, vabbè, battute, però per farvi capire che l'obbligo del bollino c'è, non c'è, e ce lo pigliamo così, perché in realtà c'è stato una sorta di periodo buio, in cui, buio di luce secondo i punti di vista, in cui un avvocato italiano è riuscito a sollevare una questione puramente formale, puramente diciamo di tecnica legislativa, per cui la norma sul che istituiva l'obbligo del bollino andava notificata per una serie di ragioni che non conosco e non vi sto, se volete approfondire basta che cercate su internet, andava notificata alla Commissione Europea questa norma, e non essendo stata fatta la notifica mancava uno dei requisiti perché la norma potesse essere efficace, quindi c'è stato un periodo per cui per un anno o poco più, grazie a questa sentenza, è stato tolto l'obbligo del bollino, e quindi si è festeggiato, finalmente ci siamo arrivati, l'hanno subito, tempo che è girata la voce, hanno subito messo la pezza, e quindi ci siamo ribeccati l'obbligo del bollino. Quindi è stato semplicemente è scappata questa cosa, questo avvocato molto molto bravo e cavilloso nel senso buono, cioè l'avvocato che è andato a beccare veramente una cosa che non era di sostanza ma era puramente formale per riuscire a bypassare la cosa, no? Il bollino, se voi aprite la mia rubrica Rock It, su 11 domande 5 sono sul bollino, quindi più o meno la metà, il 50% dei dubbi atroci degli utenti sono proprio su sto bollino, anche perché c'è un equivoco di fondo che dopo vi spiego. Però vabbè, la domanda che è arrivata era: devo porre il bollino sui CD anche se i diritti d'autore dei brani non sono gestiti dalla SIAE? Cioè il dubbio di fondo è: ma se io non sono iscritto a SIAE, i miei brani non sono sotto la gestione SIAE, applico ad esempio una licenza Creative Commons perché io sono anche free, open e innovativo, allora perché devo mettere un bollino SIAE? Non ha senso, le opere sono libere. Invece sì, perché in realtà la legge non parla
di tutela dei diritti. Il bollino è una formalità che va sul supporto, non sull'opera. Vedete, su tutti i supporti contenenti opere dell'ingegno. Quindi l'opera licenziata con Creative Commons, ok, sarà open, non sarà SIAE, ma comunque è un'opera dell'ingegno e quindi l'obbligo del bollino sussiste. Stop. E uno degli equivoci è pensare che il bollino abbia a che fare in qualche modo con la tutela delle opere che sono contenute. No, perché appunto l'esempio è il Canto degli Uccelli, oppure banalmente, brano di musica classica dove i diritti sono scaduti perché il tizio è morto da più di 70 anni. A parte che anche lì ci sono sempre i diritti connessi di quelli che suonano il brano di musica classica. Detto questo, però, dal punto di vista del diritto d'autore, comunque quella è un'opera dell'ingegno. E quindi non ci piove che, pur non essendoci da pagare nessun tipo di diritto, neanche agli eredi del tizio, perché se sono passati più di 70 anni non ci sono più diritti, se non strettamente i diritti, i cosiddetti diritti morali, comunque l'obbligo del bollino sussiste. Quindi non è svincolato il concetto del bollino. E adesso vi spiego perché. Perché in realtà il bollino nasce negli anni 90, 80-90, in risposta alla cosiddetta pirateria che stava proliferando in quegli anni. La pirateria non quella che intendiamo adesso, del ragazzino che di notte non ruberesti mai un'auto, non vorrei, ma rubi un CD. Cioè non quella pirateria lì, quella in realtà quella vera, perché quella lì era la pirateria messa in piedi da organizzazioni criminali, perché se usciva il CD di Sanremo al sabato, era impossibile che il giovedì ci fossero già a Napoli in giro fior di banchetti con le copie pirata. Quindi c'era comunque un giro criminale e in quel caso poteva essere anche vista in modo virtuoso come cosa se scelto di inventarsi questo strumento del bollino, per cui il bollino serve per distinguere la copia pirata dalla copia farlocca. Ok? Perché? Perché erano talmente belle, fatte bene, che la gente non se ne accorgeva, o però o comunque diventavano fonte di equivoco anche per il venditore che veniva beccato: ah, ma tu stai vendendo roba pirata? No, ma non è vero, ma a me l'ha data un fornitore, è un mio fornitore storico, impossibile che mi abbia dato, e non si capiva chi era in torto e chi era in ragione, ok? Chi faceva il furbo e chi meno. Ora si è trovato questo metodo, cioè si pone un obbligo alla fonte di bollinare qualsiasi opera che viene messa sul commercio, come avete letto prima. Scusate, non su qualsiasi opera, su qualsiasi supporto messo in commercio, in modo tale che tutto il resto che è una bollina viene considerato come copia pirata. Ok? Cioè il bollino è lo strumento con cui il produttore comunica al pubblico che quella lì, quella copia lì proviene da lui. Non ha nulla a che fare con i diritti. Ok? Le opere che in esso sono contenute possono essere tutelate SIAE, possono essere gestite Creative Commons, possono essere tutelate da un ente anche non italiano, in Germania, però nel momento in cui importiamo il CD e lo vendiamo qua, deve essere bollinato. Quindi il contrassegno SIAE, anche detto bollino, ha poco a che fare con la tutela e la gestione dei diritti d'autore sulle opere contenute nel supporto. Si tratta più che altro di un sistema di controllo sull'originalità del supporto. In altre parole, la presenza del bollino su un supporto segnala al pubblico che quel CD o DVD proviene regolarmente dal suo produttore. Questo è il lavoro che fa il bollino, niente di più, niente di meno. Altra domanda che mi è stata fatta sempre su chiedilo all'avvocato di Rockit è: il bollino è obbligatorio anche su copie distribuite a titolo gratuito? Vabbè, mi è partito un punto di domanda. Risposta: ah no, sì, scusate, non ho messo la domanda. Comunque la domanda era se il bollino era obbligatorio anche, mi chiedevano, è quella di ieri, quella dell'11, la numero 11 è quella uscita ieri, sostanzialmente se era obbligatorio bollinare anche le copie che venivano date a titolo di omaggio alla stampa per fare le recensioni, no? Che in caso, vabbè, ma queste le do in omaggio, le do alle radio come promozione. Eh sì, perché sennò a che pro fare i bollini come copia omaggio? Se qualcuno di voi ha avuto a che fare con questa cosa, sapete che vi chiedono quando andate a fare i bollini, ma quante ne vuoi? A destinazione vendita e destinazione omaggio? Perché? Perché hanno un costo diverso. Quelli destinazione omaggio costano 0,0181 centesimi, cioè scusa, 0,0181 euro, e quelli a copia destinazione vendita invece a 0,031, quindi più o meno, insomma, poco meno del doppio. Sì, esatto, sì, no, è solamente il costo del pezzo di plastica, del rotolino. Quello ha un costo numerico. Tu quanti ne vuoi? 500? Fai 500 per 3, 0,03 e sai quanti, ok. Ne vuoi 1000? Sono
31 euro, no? 3,10 euro. Ecco, esatto. Ecco. Ragioniamo anche sulle cifre, perché spesso arrivano appunto domande in lista Creative Commons, oppure anche a me come avvocato, vabbè, però il bollino, poi di fatti ci scusi, ma quanti ne vuole? Ma pensavo 100, detto, scusi, lei per 30 centesimi, cioè vuole, ha veramente voglia di fare una questione, quando poi capisco, ah beh no, forse no, ma di fatto poi se la risolve così, no? Dice, vabbè, è una roba che non capisco, perché io se rilascio con Creative Commons, ad esempio, non riesco a capire perché devo pagare un bollino su delle copie che in realtà sono supporti che sono duplicabili da chiunque, però così è, la norma ce l'abbiamo, finché ce l'abbiamo direi che per queste cifre spesso non ha senso star lì a intestardirsi, no? Sì, ma se lo fanno... Sì, esatto, sì. Io, 30 lui, 100. Sì, 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 no, capisco, esatto, cioè, infatti c'è anche una questione poi di così, protesta, no? Ma ho visto ragazzi che hanno prodotto i CD e li danno in giro senza bollini, cioè non succede nulla di particolare, cioè, c'è una sanzione che è irrisoria, soprattutto in casi diciamo di distribuzione amatoriale, quindi vabbè, è un rischio che si può correre. Il problema qual è? Adesso qua non l'ho detto, che le aziende che fanno stampa dei CD non mettono il lavoro in macchina, cioè non avviano il lavoro se vogliono li portare il rotolino dei CD. Questo perché? Perché loro hanno paura dei controlli, più che il gruppo che poi dà il CD agli amici fuori dai concerti, che difficilmente verrà bacchettato. L'azienda che di lavoro fa quello e quindi c'ha tutti i giorni in casa tizio della scia che gli va a vedere se fa le cose correttamente, non avvia il lavoro se voi non gli portate il rotolino dei CD. Questo perché hanno paura dei controlli. Vagli a spiegare al tizio che ha questa azienda che in realtà è Creative Commons, sto qua, cioè, capite? Non ha fatto un esame di diritto alla proprietà intellettuale, non è tenuto a sapere come spiegare a uno della copisteria che il libro fotocopiato con Creative Commons, dopo c'è l'esempio, no? Cioè, questi qua ti dicono, ciccio, allora, se vuoi il prezzo è quello, se no, vai da un'altra parte. Questo è, ci scontriamo poi di fatto con queste cose qua, un po' più, ancora più terra a terra di quello che sono le lucubrazioni di un giurista. Come vi dicevo prima, l'unico caso di esonero dall'applicazione del bollino è quello dei supporti che contengono solo software, rigorosamente senza altri contenuti multimediali, a condizione che però anche non basta il fatto che ci sia solo software, ma bisogna anche dichiararlo alla SIAE attraverso un apposito modulo che si chiama... perché se non mettiamo un po' di burocrazia non stiamo bene, no? Vabbè, ma voi pensate che questo sia l'unico bollino? In realtà ce ne sono altri due tipi. Il bollino per i libri, che fisicamente è uguale, non è lo stesso bollino. Cioè, qualcuno ha un libro bollinato, perché questo non ce l'ha. Dov'è? Ah no, questo. No, questo non ce l'ha, io spesso sui manuali universitari così. Vabbè, ogni tanto vi trovate il bollino qua, come se fosse un CD. Quel bollino lì non è lo stesso bollino che c'è sui CD, nel senso che non nasce dalla stessa esigenza. Leggiamo e poi vi spiego. La SIAE cura il servizio di contrassegno dei libri, che consiste nel rilasciare ai richiedenti bollini adesivi da apporre sui frontespizi dei volumi pubblicati a stampa. L'obbligo di far contrassegnare gli esemplari dell'opera spetta all'editore ed il contrassegno è apposto tramite la SIAE dalle associazioni sindacali interessate. L'autore può tuttavia provvedere direttamente apponendo la propria firma su ciascun esemplare dell'opera. Il bollino SIAE da apporre sui libri non va però confuso con il bollino destinato ai supporti, che è quello che vi ho detto adesso, perché la finalità del bollino librario va ricondotta nell'ambito del contratto di edizione, articolo 123 della legge sul diritto d'autore, dopo magari lo vediamo, stipulato tra editore ed autore, a difesa della parte contrattualmente più debole, ed è quella di far conoscere all'autore il numero di copie stampate dall'editore, preso dal sito della SIAE. Ecco, un vantaggio che ha la SIAE, e questo bisogna riconoscere, è che il sito è pieno di roba. Quindi quelli che mi scrivono, ma la SIAE non rilascia informazioni, non si trova niente, è gente che non ha cercato. Perché veramente si trova un sacco di roba ed è spiegata anche in modo chiaro, quindi basta sbattersi un attimo. Certo, la documentazione è tanta, perché? Perché è burocratica, c'è una burocrazia mastodontica, quindi modulo, sottomodulo, modello di un certo tipo, modello di un certo tipo. Però c'è tutto, oggettivamente è veramente una fonte di informazione ben fatta, quindi questo va riconosciuto. Vabbè, detto questo, torniamo a questo bollino librario. Avete capito più o meno qual è l'esigenza? Cioè, non c'è un'esigenza di tutela della pirateria, non c'entra niente. È una cosa che va a infilarsi nel rapporto autore-editore. Cosa succede? Nel momento in cui faccio un contratto di edizione, io decido di stampare col mio editore
2000 copie di questo libro vendute a 10 euro come prezzo di copertina, e di cui io ho il 7%, 8%, ok? E quindi io so che queste 2000 copie, ipotizziamo che fosse il 10%, mi generano 10 centesimi a copia per 2000 copie, quindi prima o poi questi soldi devono arrivare in tasca mia, perché sennò vuol dire che l'editore o ha mandato al masso delle copie, oppure delle copie sono sparite, oppure viceversa, potrebbe esserci il caso opposto, l'editore ce ne paga tutte queste 2000, cioè ci versa, però in realtà lui l'ha messa in giro 4000, ok? Io come faccio a sapere se non mi ha fregato? Perché si suppone che tra editore e autore ci sia una parte che è contrattualmente più debole, che è l'autore, perché l'autore non può conoscere le dinamiche interne all'azienda, soprattutto se abbiamo a che fare con grossi editori. Allora è stata inventata questa cautela, cioè creare dei bollini che hanno un numero progressivo, in modo tale che io so, autore, visto che questi bollini li faccio mettere io, come vedete, l'editore è obbligato a metterli, però tramite la SIAE, scusate, il contrassegno è apposto tramite la SIAE dalle associazioni sindacali interessate. Le associazioni sindacali sono quelle degli autori, ok? Quindi l'autore può chiedere attraverso la sua associazione sindacale alla SIAE di apporre il bollino a fine di controllo, cioè sapere quante copie effettivamente sono state messe in commercio, perché sulla base delle copie messe in commercio io poi posso rendere conto all'editore, dire: ma Ciccio, ma mi hai detto 2000, però in realtà mi risulta che ce ne siano in giro di più, ok? Cioè mi avevi detto che erano esaurite e adesso vedo che nelle librerie c'è pieno, c'è ancora in giro il mio libro, c'è qualcosa che non mi torna. Questo è un modo che soprattutto su pubblicazioni su larga scala viene utilizzato per controllare quante copie sono state messe in distribuzione. C'è questa ipotesi però che l'autore può tuttavia procedere direttamente apponendo la propria firma. Non l'ho mai visto fare, però viene fatto. Quando si distribuiscono poche tirature abbastanza limitate, ipotizziamo 300-400 tirature, ma in un pomeriggio te le firmi tutte. Quindi sai che se gira un libro senza la tua firma, l'editore ha fatto qualcosa che non andava. Ok? Ne ho firmate 400, come fa? Oppure semplicemente trovate in una libreria un libro che non è firmato. Punto. Stop. Ok, punto. Quindi già questo è un altro tipo di bollino ancora.